fallo in quella zona del campo così violento, vediamo, bruttissimo, giusto, anche se ha preso leggermente la palla, no, ma non c'entra nulla. Se lo prende bene, perde la gara, cioè se lo prende bene. Non puoi fare un'entrata del genere. Mamma mia. Assolutamente. Di foga magari, quello che guarda. No, infatti ha rischiato la caviglia, E protesta anche, Faccio cadere i corpi a terra, non scrivo strofe, cronache di guerra. Potrebbe andare peggio, da domani piove merda. E sta tranquillo qua chi non si è mai schierato, pugno chiuso e braccio alzato contro il vostro braccio armato. Vengo a riprendermi quello che mi hanno tolto, il mio futuro è morto, sto mese sto un po' accorto come il mese scorso, ma tutto quel che so è che non sono un black bloc, sono incazzato e dammi torto. I tuoi eroi fanno cilecca sul più bello, fighetti strapagati come Matri e Borriello. Esproprio proletario, ti entro in casa col crick, fanculi radical chic, restiamo hardcore come Camille Glick. Questo programma è offerto da Arlecchino, via della Repubblica 23, Castel San Pietro Terme, Corazzari Impianti, via Fratelli Carpigiani 4 a Bologna, Caffè Ristò Capo Nord, via Murri 49B, Bologna, Grafica e Tecnologia, via Calamelli 1/B a Imola, Trattoria da Giampi e Ciccio, via Farini 31B, Pizzeria dai Fratelli, via Monterumici 14A, V Costruzioni SRL, via Zucchi 15 a San Lazzaro di Savena, Agenzia Vittoria Assicurazioni di Roccetti Elisabetta, via Dante 13, Bologna. Nuova puntata di Fobal. Guardate che abbiamo portato niente po' di meno che direttamente da dove? Ah, direttamente da Taranto abbiamo il Gotha dei Master Mister. Intanto in sovraimpressione è passata la birra Raffo, che sponsor ufficiale di Michele Marese. Senti, qui intanto dove siamo? Tu hai un posto dove vieni a fare colazione, cene, pranzi, incontri, iape? Luogo globale, Capo Nord, via Murri 49, Bologna. C'è anche il codice postale, sa tutto. Michele Marese. Oh, grazie Michi intanto di essere venuto, anche perché non è da tutti gli allenatori arrivare dopo una sconfitta, ma tu sei sempre uguale, te non cambia niente, cioè aspetta, la sconfitta non ti piace ovviamente, però sei tu, il calcio lo sai affrontare nella maniera giusta. Buonasera, prima di tutto è piacevole con due persone come voi bere un bicchiere di vino e parlare di calcio. Non hai bevuto il vino? Ti ringrazio, con voi però, condiviso. Uno deve arrivare sano a casa, esatto, e deve accompagnare, perché a voi l'età... Diamo il buon esempio, poi l'età di entrambi, ormai soprattutto Gianfilippo che si è rinchiuso anche presso un piccolo ospedale a lavorare, siamo messi proprio bene con Gianfilippo, però da questo punto di vista qua sì, il calcio lo affronto prima di tutto perché è un divertimento, è la mia passione. Purtroppo quest'anno non sta andando benissimo e molto probabilmente, visto che andremo mi è dato oggi che martedì, esatto, anche sappiate che molto probabilmente verrà deciso anche oggi le mie sorti per il futuro e il proseguo della stagione a progresso. Quindi noi ci auguriamo, sinceramente ci auguriamo di no. Ma ci può stare, perché i risultati non sono stati all'altezza, il calcio è dato anche di queste cose, ti dà tante soddisfazioni, qualche volta qualche amarezza. Questa sarebbe forse la prima grande amarezza dal punto di vista di questa passione che mi porto dietro da anni, però se dovesse essere così molto probabilmente vedremo avanti, guarderemo avanti, se ripartirà da un altro posto, se avremo qualche chiamata, se no si continuerà a vedere calcio dilettantesco. Vabbè, noi rimaniamo col dubbio, perché ci piace il dubbio, ci dispiacerebbe e credo che dispiacerebbe a tutti, anche perché bisogna dire che c'è anche, purtroppo delle volte c'è un gioco particolare nel calcio, che è quello della ruota, la ruota che non gira sempre come dovrebbe. Ho visto su Facebook il gol che avete preso ormai nell'ultimo secondo, complimenti a Gran Amica che sta facendo un grande campionato, quindi senza nulla togliere a Mazzoni e a Gran Amica, che meritano sicuramente la bella figura che stanno facendo.
è un gol che è nato in maniera abbastanza casuale, sembrava la partita finita, sì. C'è stato un po', come dire, un po' di leggerezza, di rilassatezza dei giocatori, perché forse si pensava che ormai il fischio era già lì. Sì, sì, poi l'hai raccontata così come è venuto, ormai erano già passati 4 minuti di recupero, sembrava che ormai l'arbitro stesse fischiando la fine, quest'ultima disattenzione purtroppo nelle ultime due domeniche, alla squadra non si può rimproverare nulla. Però purtroppo queste due disattenzioni, una abbiamo sbagliato il rigore al 94esimo contro il Castrocaro e abbiamo perso 1-0, domenica pensavamo di aver portato un altro punticino a casa ed è successo quello che non ci aspettavamo. Senti, non te lo faccio dire a te neanche a Gianfilippo perché siete molto amici, quasi colleghi, però ho riferimenti di persone nel mondo del calcio che vedono le tue squadre giocare, Progresso quest'anno, io ho visto personalmente l'anno scorso Lanzola 3 volte in 3 occasioni, effettivamente, cioè, ti piace come allenatore dare, come dire, priorità alla fase di gioco, cioè provare a essere non sempre solo passivi ma essere propositivi. Lanzola l'anno scorso ha fatto un campionato eccezionale, ero a Medicina e probabilmente abbiamo anche rubato quella finale playoff, nel senso rubato nel senso buono della parola, perché un episodio ha indirizzato la partita. Le tue squadre giocano, detto da addetti ai lavori e anche da avversari che hai incontrato, quindi ne ho la testimonianza. E questo credo che sia una cosa che ti fa star bene, perché ti fa capire che insomma quello che avevi fatto l'avevi fatto con coscienza e con intelligenza. Sì, diciamo che ogni inizio stagione la mia priorità è quella, lasciare tra virgolette un marchio di fabbrica nella squadra che alleno. E quest'anno non mi posso assolutamente rimproverare nulla, se no forse qua un po' di inesperienza nella scelta di qualche giocatore, diciamo, di categoria che poteva farci fare quel salto di qualità. Però a livello di gioco credo che forse nell'ultimo periodo la partita più brutta è stata quella che abbiamo fatto con Russi, che abbiamo vinto 1-0. Quindi il calcio è strano. Calcio è strano. Pensare che domenica col Castrocaro per 45 minuti la seconda in classifica, terza in classifica, non ha superato. Siamo andati a Savignano, abbiamo fatto una gran partita, abbiamo vinto con l'Alfonsine 4-1 in casa loro, giocando sempre un buon calcio. Io credo che l'unica strada è quella di giocare a calcio, anche perché io vengo un po' dalla trafila, dal settore giovanile, quindi mi piace vedere, far crescere anche i giovani, giocando pure quest'anno, mi è toccato giocare con tanti giovani per diversi infortuni, e poi credo che almeno la gente viene al campo, i ragazzi si divertono di più che difendere 90 minuti, poi ognuno è libero di proporre calcio nella maniera in cui gli può venire meglio. A me forse un mio limite è non saper dare qualcosa in meno e ottenere qualcosa in più dal punto di vista del risultato. Beh, giocare bene anche per voi a Ozzano è un po', come dire, un marchio di proprietà, come diceva prima Michele, cioè non automaticamente giocando bene raccogli punti, perché anche voi prima categoria non avete giocato, non abbiamo giocato eccetera, però siete una di quelle squadre che ha le caratteristiche per giocare bene, non avete sempre raccolto proporzionalmente a quello che sperimenta. Sì, è vero, devo fare i complimenti perché anche in questo caso Michele Moro sarà il nome Michele che rende il nome sarà Michele Moro, in questi 2 anni di Ozzanese, l'anno scorso della promozione e anche quest'anno, sta facendo giocare la squadra. Poi spesso il presidente ci piace che giochi bene la squadra. Ci piace assolutamente. Poi non sempre i risultati sono lo specchio del gioco, perché poi devi affrontare mille altre problematiche relative alla categoria, all'annata, agli infortuni, a tutti i mille episodi che ti seguono durante una stagione sportiva. Senti, torniamo all'eccellenza, ne abbiamo sempre parlato meno nelle altre puntate, che noi siamo proprio del calcio ruspante, quindi parliamo di testa e seconda che non hanno giocato, la prima ha giocato un po' così a Balzelli eccetera. Questa eccellenza dove ci sono parecchie bolognesi, squadre completamente diverse, il Granamica che da anni sta facendo bene, però a mio parere è una squadra, far virgolette, sottovalutata dagli addetti ai lavori, cioè è una signora squadra, c'è una squadra che ha dei giocatori importanti,
non a caso si trova a giocare bene, perché vuol dire un assegno, un ci cerchi che gioca e non gioca, pur con gli anni che hanno, però vuol dire sono giocatori che comunque i Cipriano, Puggioli, cioè, sono signori giocatori. Assolutamente. Poi una squadra Girotti, che ormai cioè... Girotti, che l'anno scorso è stato capocannoniere del girone, è una squadra che gioca da qualche anno insieme, quindi diciamo alcuni meccanismi, alcune in sintonia, ma si vede anche in campo tra di loro, i ragazzi hanno raggiunto un equilibrio dal punto di vista tattico, dal punto di vista comportamentale. Poi comunque giocatori come Pappalardo, come Puggioli, come Girotti, Semprini, cioè sono giocatori che questa categoria, anche se con la loro età, però fanno la differenza. E domenica è stata una partita dove anche in parità, forse due colpi di genio di Girotti hanno fatto la differenza. Però sicuramente in un campionato così equilibrato, se avessero avuto forse Girotti in piena forma all'inizio della stagione, potevano dire la loro fino alla fine. È vero anche che è un campionato strano, ora sopra stanno rallentando perché la Saminianese sono due o tre partite che non vince, e lo stesso dice se l'Alfonsine domenica è stata bloccata, quindi domenica credo che ci sia poi lo scontro Alfonsine grande amica, e che poi peccato che sia infortunato Puggioli domenica, quindi ne avrà forse per qualche domenica, per qualche settimana. Però è una squadra che ha gli elementi per cercare di divertirsi fino alla fine. Poi Mazzoni ormai li conosce talmente bene che non ha nessun tipo di problema. Senti, il Sampa Imola di mister Mariani che zitto zitto sta facendo il suo. Tutti dicevano che l'anno scorso non avrebbe vinto il campionato, poi ha vinto il campionato, tutti hanno detto che non era pronta per eccellenza. Sta affrontando nella maniera più dignitosa possibile, quella di, anche perché ha perso giocatori importanti. Mariani è poi abituato a lottare, è una persona molto concreta, quindi sicuramente riuscirà a togliersi dal fondo, sono sicuro. Ci manca il nostro amico Dirani, che il grande Dirani, che come facciamo senza di lui nel calcio? È un casino, come si fa? Dirani lo chiamiamo in una delle prossime trasmissioni, così che riuscirà con la sua anche simpatia. Il sacchi di argento, cos'è? Il sacchi di lui è di Fusignano. Di Fusignano, quindi. Allora, il Corticella che squadra è secondo te? Perché Farnetti si è trovato probabilmente in una situazione abbastanza complessa da affrontare all'inizio, poi la squadra è stata molto riveduta, molti giovani, una squadra completamente diversa da quella della stagione scorsa. È la tipica squadra dove si vede la mano dell'allenatore. Franco ha fatto un gran lavoro, una squadra che si è votata di anima e corpo al proprio allenatore, e di conseguenza stanno ottenendo degli ottimi risultati con il lavoro, col sacrificio e con la qualità, perché hanno giocatori comunque di qualità, perché i Maron giù davanti, Orlando sta giocando poco, però Ballarini stesso, Oba Kent, hanno comunque giocatori che per questa categoria sono giocatori importanti dal punto di vista tecnico. Mi ha fatto piacere perché sembra una bella scoperta, è stata Bevoni che venendo dalla Vezzola, comunque dalla promozione, si è saputo calare subito nella categoria con molta umiltà. E là si è visto che molto probabilmente quando vedo un gruppo che non è eccelso, là si vede molto di più la mano del mister. E Franco in questa ottica qui è stato un maestro, perché vabbè, l'esperienza che ha Franco forse in questa categoria ne hanno pochi, ed è giusto che Corticella si stia togliendo le soddisfazioni. Ci fermiamo un attimo, pubblicità, noi rimaniamo qui a Capo Nord, però non andate via, sono venuti a chiamarti per il lavoro. No, un'ambulanza, quella vabbè, sei vicino qua, se ti chiamano puoi andare, non andate via. We belong to something new. In the
A Castel San Pietro, a pochi minuti dall'uscita autostradale a due passi dal centro, Arlecchino. Albergo, residence, pasticceria, bar, gelateria e ristorante con la cucina tipica locale, oltre a crescentine fritte e castrati. Ampio parcheggio a disposizione dei clienti. Gigi e il suo staff vi aspettano con la loro cortesia e simpatia. Promozione Girone C, io lui non c'entra più niente con la promozione Girone C, ti lascio la parola a te. Direi Girone M come medicina, è un girone che non esiste, effetto come M. Non esiste il campionato. Niente, medicina ieri, grande giornata di Luis Fernandez che ha veramente fatto impazzire gli avversari con la sua classe, il suo estro, il suo talento. Partita che come nelle ultime, comunque in medicina ha dovuto raddrizzare con la sua forza senza nessun problema. Merito in testa, tutti giocano lì. Esatto, merito comunque anche della Val Santerno che con Gian Gregori era andato in vantaggio e poi il pareggio di Fernandez e il solito gol, di solito se lo dividono Thiago e Sebastian Petrascu e, o Mascherini che lo ruba o CK Mascherini, esattamente. Niente, alle spalle cosa succede? Che il faro di Biagini sta andando alla grande, vince anche a Molinella e ormai è un punto dalla Copparese che si riprende un attimino, però non riesce ad andare oltre al pareggio nel derby ferrarese col Gualdo. La Copparese forse era già andata un po' oltre quello che poteva essere la sua possibilità. Sì, erano partiti molto forte e poi c'è stato un momento anche per loro di infortuni, di assenze. Fide e Vali avevano fatto un giro di andata strepitoso, poi c'è stato questo l'assenza, il calo naturale che adesso la squadra di Baiesi si sta riprendendo, ma il problema è che comunque siamo a meno 20. È questo il fatto che va a meno 20, è un campionato ormai che solo per i playoff. Esatto. Una bella bagarre per il playoff, un centro di classifica dove sta venendo fuori bene anche il Casalecchio di Binotto, con un risultato importante alla Vezzola. Gol di Cabagero e di Cusato. Sì, sembra che ci sia la paternità, è divisa tra Buenos Aires e Crotone. Esatto, molto vicine. Forse è il secondo gol della Ruspa di Crotone, forse è il secondo gol in carriera. Mi sono sentito. Sì, è un grandissimo in piedi, Gio. E volevo sentire anche da uno dei maghi della promozione, da Michele, un parere sul campionato. Anche un confronto rispetto alla scorsa stagione, perché è un campionato completamente diverso, cioè l'anno scorso a mio parere c'erano più squadre agguerrite perché in medicina stesso, Sampa Imola, Copparese, Reno Centese, Portuense, voi, la stesso Gualdo e Gualdo Voghera l'anno scorso era una gran squadra, Vadese l'anno scorso è stato impegnativo, l'anno scorso era a livello Sampa Imola che ha vinto. Beh sì, da questo punto di vista qui sono d'accordo. Medicina ha fatto il vuoto completamente, gli è stata data anche la possibilità perché avendo un gruppo comunque consolidato era prevedibile, anche perché era quasi ormai una squadra costruita più che pensava di fare l'eccellenza che fare la promozione. Dietro diciamo che le squadre, secondo, hai ragione te, si sono indebolite rispetto all'anno scorso perché la Portuense non è quella dell'anno scorso, dicasi stessa cosa per la Copparese che ha perso il giocatore uno su tutti, ne abbiamo parlato prima di Marongiu, e quindi sicuramente secondo me in questa annata qui la Vadese un po' è la nota sonata che avendo preso anche dal Progresso giocatori come Greco, Di Candido, rinforzando la squadra Arbizzani. Con l'attacco con Arbizzani e avendo preso anche un giovane importante Tagliacollo in mezzo al campo, sicuramente si pensava che quest'anno era l'anno per cui poteva lottare per stare tra le prime posizioni. Vero anche che il campionato ancora è lungo, quindi Pani ha tutto ancora il tempo per cercare di recuperare, però io credo che conoscendo un po' l'ambiente, conoscendo il mister, conoscendo un po' tutto, io credo che il Faro sarà la squadra che ha le potenzialità per arrivare secondo. Tra l'altro un Faro che fa virgolette
è un po' indebolito, nel senso che lì si lavora molto sul cuore montanaro, e uno come Biagio è andato a metterci della montagna, aveva probabilmente dei souvenir a casa, aveva la piccozza a casa, non so che cosa avesse a fare. Ma anche in questo caso mi permetto, come parlavamo prima del Corticella e del grande Franco Farnetti, anche in questo caso si vede la mano di Biagini, perché non so come, però la squadra ha il suo carattere, assolutamente. No. E in Biagio c'è qualcosa di montanaro nel DNA. Quindi. Senti, tu sei in filo diretto invece con Pucciarelli, euforico? Il presidente ha chiamato poco fa perché voleva sapere se la trasmissione era iniziata, e è abbastanza euforico e contento ovviamente del triste. Prossima fatto. Puntata Pucciarelli di Rani, cosa ne dici? Pucciarelli di Rani, direi che davanti spostiamo. Scusato, così abbassiamo un po' il livello. Scusato dietro le punte, sì. E no, è contento di questo risultato importante alla Vezzola, anche un risultato storico perché è un campo sempre ostico a prescindere. E la Vezzola che da ieri, esatto, ha in panchina Leonardo Rossi, un altro dei mostri sacri. Morelli, si vede che è il Carlino un pochino così, Carlino, un po' di difficoltà ogni tanto, ma bisogna aiutarli. E qui aiutiamo quel Carlino che è in te, quel resto che è rimasto. Il campionato di promozione è il primo passaggio dove si capisce il valore e l'importanza dei giovani. Tra in campo tanta roba, tu l'anno scorso vabbè non avevi bisogno perché ne avevi tanti, forse più dei tre che necessari, però è da lì che si incominciano a capire un po' le rose delle squadre, come vengono fatte, soprattutto in agosto, anzi in luglio, giugno addirittura. L'eccellenza diventa fondamentale, i giovani dovrebbero essere titolari a prescindere. Sì, dipende poi dalle società, dove ad Anzola sinceramente il lavoro, il grande lavoro che fanno sotto nel settore giovanile, è anche giusto cercarlo di farlo sfogare su nella prima squadra. Come quest'anno sta facendo un ottimo lavoro con l'Antuono, e anche noi l'anno scorso abbiamo fatto esordire anche qualche giovane degli allievi, e vedo che quei giovani che abbiamo fatto esordire noi l'anno scorso, quest'anno con l'Antuono li ha messi quasi in pianta stabile, quindi il lavoro è stato bravo anche Gavina e la società a continuare quel lavoro che è stato intrapreso l'anno scorso e cui sta dando frutti anche quest'anno, perché poi comunque sta facendo un ottimo campionato con giocatori comunque di categoria, giocatori sì, importanti. I tre innesti, Costantini, Suma. Francesco Grosso e Suma, cioè Francesco Grosso lo prende in tutte le squadre con la sua ignoranza colossale, ho il fratello quindi, però lo prende tutte le squadre perché è un generone di quelli che quando esce la partita hanno messo la chicca, perché hanno preso Ferriero che in questa categoria può fare la differenza, quindi sono stati bravi perché hanno cambiato tanto, ed è stato bravo con l'Antuono ad assemblare il prima possibile l'organico e fare un campionato che comunque è nelle corde, era nelle corde dell'Anzolavino. Uno dei giocatori che adoro, una delle poche figurine che ho, una volta c'era Cacciari, ma adesso l'ho perso perché Cacciari è. Ma... Come? A Cacciari. Perché sì, c'è che pensi, sì. Fa ormai il suo Cacciari, ormai fa il pendolare con Milano, quindi lo si vede poco. Però uno dei giocatori, secondo me, eccezionali, parliamo di eccellenza, alto girone, Mantovani. Un giocatore che tu conosci, no? È abbastanza, quest'anno per l'ennesima volta ho cercato di portarlo con me, ma non ci sono. Lui è uno di quei giocatori, zitto, forse non meno conosciuto perché non è vero, però è uno dei più redditizi in assoluto, cioè Manto non ha mai sbagliato. Sì, perché è il tipico giocatore che ti dà costanza nell'arco del campionato, è giocatore umile, che gli piace mettersi tutte le volte in gioco, attento a quello che fai, di conseguenza riesce veramente ogni anno ad esprimersi su ottimi livelli, e anche quest'anno sta facendo secondo me un grandissimo campionato. Non a caso era stato una delle mie prime richieste al Progresso. Sicuramente non volevano farlo perdere, non volevano perderlo. Ah no, assolutamente, perché alla fine hanno blindato lui, Minghetti, perché anche Minghetti ha bisogno di un giocatore per la categoria.
Poi sai, se ne fossero di giocatori come Mantovani in giro, perché è veramente un giocatore che fa la differenza in silenzio. Ci fermiamo un attimo, poi dopo andiamo in prima categoria, ma velocemente, perché poi dopo voglio parlare di alcune squadre. Dimmi, dimmi. Permetti? Sì. Dobbiamo fare, siccome abbiamo il privilegio di avere Michele, certo. Volevo fargli qualche domanda. Allora, non andate via, rimanete con noi, un attimo di pubblicità e riparliamo di promozione, le domande di Rossi, poi andiamo in prima e poi voglio sapere che cosa aveva combinato Monte San Pietro, cioè quelle situazioni dove nessuno avrebbe scommesso un cazzo di formaggio, invece tutti fuori dei capolavori. Non andate via. Sei un professionista? Costruisci con noi le tue competenze. Beta Formazione ti offre formazione continua illimitata per i tuoi crediti formativi obbligatori. Per qualsiasi categoria professionale, forniamo un percorso didattico completo con più di 70 corsi utili per la tua professione. I nostri corsi sono online, fruibili da qualsiasi dispositivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Beta Formazione. Scegli di crescere insieme a noi. Allora, a Michele Marese vorrei chiedere innanzitutto di tutte le squadre che hai plasmato come gioco, qual è quella che ricordi nel modo migliore, che ti è rimasta nel cuore? Come giocatore mi dicesti una volta che di Duccionani ne hai avuto solo uno, per dire. E come squadra, diciamo, io ho visto giocare solo Lanzo Lavino e tutti l'anno scorso hanno visto cosa è stato capace di fare. Ma tu, rispetto anche al tuo passato, tutto l'anno scorso di allenatore, ricordi qualche cos'altro? Le quattro annate che proprio indimenticabili. Sono indimenticabili, che ogni tanto mi fanno ancora brillare gli occhi, sono il mio esordio in promozione a Casalecchio, dove avevo dei giocatori come Massimo Cavalli, Marco Lisio, Pievani, dove c'era la grande Giacomense che iniziò la scalata dalla promozione su. Avevo veramente in mano, e là ero, venivo fuori dal settore giovanile, fu Maurizio Rossi a volermi gettare dentro con le prime squadre, e là veramente fu un'esperienza incredibile. E l'altro è stato a Crespellano, dove credo che con il Matteo Venturi, Duccio Nanni, ci siamo divertiti, facciamo la bellezza. Il biondo, spettacolare. L'aneddoto del biondo fu, era contro lo Zanese, che era la squadra costruita per vincere allora. Allora Costanzani la settimana fatta abbiamo una partita clou. Allora disse a Biondo, c'era Gabrielli che allora era il centrocampista che in categoria andava voi tutti, allora sfottendo gli disse: caspita, con l'età tua vederti giocare contro Gabrielli domenica in allenamento, fa, se non ce la fai a mantenere il ritmo di Gabrielli, dimmelo che a fine partita ti do un pallone, ci mettiamo in un angolo e palleggiamo io e te. Lui mi fece il sorrisino e non disse nulla. Vincemmo la partita a Dozzano, fece una partita devastante, Gabrielli fece una partita normalissima, ma dove Matteo Venturi, allora a fine partita mi viene vicino e fa: oh mister, dilli che ci sono i palloni in panchina se Gabrielli vuole fare due palletti. Ma là fu veramente uno spettacolo. Matteo, un gruppo, ci facciamo 12 vittorie consecutive e poi purtroppo scoppiò il patatrac in società, saltò il giochino e lì l'Argentina sciolse tutto come un gelato, insomma. Esatto. E poi gli anni indimenticabili sono stati quelli con Battelli a Monte San Pietro, dove l'anno della Monte San Pietro è successo di tutto, dove, in senso positivo, sì, vincemmo dalla seconda alla prima, dalla prima alla promozione, e l'anno della promozione facevamo veramente un calcio spettacolare. Avevi un certo Yuri Ballanti. Yuri Ballanti, tenevo Bellucco. Hai avuto anche Arteca, che non so come hai fatto. Allora c'era Biavati. Sì. Che poi devo dire che parecchi giocatori di questi, parecchi allenano nei settori giovanili. Ricordo del Bologna. Di Moio. Cioè, ma ce ne sa. Tenevo Pastore.
Bonetti, ho avuto veramente una gran squadra lì, ci siamo veramente di Nano Ventura, se te lo ricordi, Nano Ventura. Quindi oltre a questa scalata particolare, perché queste qui non si possono dimenticare, ricordiamoci quante promozioni e quante vittorie hai fatto. Una penso, una promozione hai fatto? Ne abbiamo fatte forse più di una decina di promozioni, dimenticate. Anche se devo dire che l'anno che mi ha tirato più soddisfazione è stato il primo anno di Crevalcore. Sì. Dove all'inizio stagione i giornali modenesi facevano le griglie a mo' di partenza Formula 1 e ci mettevano, ci mettevano nell'angolino in basso. Avevate già retrocessi, due giri di distacco. sfioriamo i playoff per 2 punti, ma con una squadra costata veramente la cena a un bar. Quella è stata veramente una gran soddisfazione, ancora oggi ne ho gli attestati di stima. Beh, tu avevi un Girotti che allora avevo, avevamo Girotti che dovevi saperlo gestire nell'arco della settimana, però è stato un signor giocatore poi mi sono divertiti e poi per chiudere a Danzola, dove con Gavina credo che per 2 anni abbiamo fatto una gran cosa. Sicuramente poteva continuare un po' la chiamata del progresso, ora, anche se non dovesse andare bene la stagione, era giusto che provasse a fare il salto e tornare ad andare in eccellenza, ma più che altro perché mi ritenevo nelle condizioni, come tutto poi ho dimostrato, e anche se i risultati non ci hanno dato ragione per una serie di avvenimenti, ci siamo divertiti comunque. Senti, senza svelare nessun segreto, anche perché segreti non ce ne sono, ma come Michele Marrese prepara una squadra, prepara un campionato, quali sono, diciamo, le linee guida che ti autoimponi nel gestire lo spogliatoio e l'annata, a prescindere sempre dai 1000 episodi? Se mi esonerano da Progresso, se mi prendi ad Ozzano insieme a Press Genova, io uno a uno, sei il primo a saperlo. Rimpari e fallo domanda. Ok? Va bene. Quindi ci sta. Anche perché nello spogliatoio degli allenatori devi cambiare solo Michele M, cambia poco. Assolutamente, rimangono sempre le stesse iniziali. Secondo e terzo anno, secondo anno. Secondo 2 o 3 anni incominciamo, così gli diamo la possibilità di andare in banchina. Esatto. Faccio il cambio, mandiamo Moro a Progresso, sarà contento secondo me. Assolutamente, una crescita per Michele. Adesso di cosa parliamo? Non posso fare la domanda, se no poi vado, perché inizia per M anche il mio allenatore, quindi no, non va bene. Allora, no, il discorso, stiamo scherzando. Con Michele si può fare. Tra l'altro, no, credo che Michele Marrese non c'è, la qualità di Michele Marrese è quello, passatemi il termine, dell'onestà, cioè quello di lavorare in trasparenza. Penso che Gavina, Dani sia il più grande testimone di questo, almeno per gli ultimi anni, insomma, la capacità di saper gestire le cose senza esasperarle, senza allargarle, senza creare dei falsi miti, eccetera. Cioè, come dovrebbe essere nel calcio, nel nostro calcio quotidiano, nel nostro calcio che tanto amiamo. Ci vuole quell'onestà intellettuale che aiuta tantissimo. Ci fermiamo un attimo perché devo fare una piccola cosa, dovete farla insieme a me, poi ritorniamo. Lavora in totale tranquillità, alla tua sicurezza ci pensiamo noi. Beta Imprese ti offre un pacchetto formativo sulla sicurezza per rimanere sempre aggiornato sulle normative in vigore. Corsi per RLS, RSPP, formazione lavoratori e redazione DVR. Un pacchetto su misura per rispondere alle tue esigenze di oggi e di domani.
tutte queste interruzioni perché gli sponsor sono venuti giù a flotte proprio perché c'è Michele Maresi in trasmissione, sei consapevole? Sì, picco degli ascolti da record e del resto il sacrificio che ha fatto qui Bologna TV per strapparlo a Sky è stato immenso. Abbiamo dovuto chiedere autorizzazione anche a Dirani. Sì, allora, parliamo di prima categoria dove si è giocato pochino, voi avete giocato sul campo bianco, avete giocato curling, non avete giocato, noi non siamo andati a Montefredente. Tu hai qualcosa di su Malaguti? Sei geloso, lo so che l'altra parte di Castenaso sta vincendo. Meritatamente. Meritatamente, credo che sta facendo un grande lavoro perché comunque ormai dopo tante vittorie uno può dire quello che vuole, ma vuol dire che è bravo a mantenere ad alti livelli il gruppo e questo gli fa onore perché in questi anni ogni anno lui ci mette veramente cuore e passione al fine di arrivare al risultato e quest'anno forse è rimasto il Porretta l'unica vera antagonista e potrebbe ottenere il sogno di vincere un campionato e andare. Lo ha sferrato col Cagliari di andare nei playoff e far bene eccetera, quindi vi svelo il trucco del Castenaso Calcio, la capacità convincitiva di Malaguti di far digerire un certo numero di suoi giocatori fedelissimi, cioè mi spiego meglio, a Castenaso si erano così imposti di alcune scelte tattiche, tecniche, di rosa eccetera, cercando di valorizzare i ragazzi giovani del proprio settore giovanile eccetera, cioè, quindi non c'era obiettivo iniziale quello di fare il salto di categoria. Fabio è stato bravo in questo e lo fa da anni, a lavorare sui suoi giocatori, cioè lui ha Morgantini, Vassura, Bracco, tranne la parentesi di Osteria, cioè ha i suoi giocatori fidati, Cupini, eccetera, che però non è sbagliato, perché alla fine se una società segue l'allenatore, può essere rischioso, perché se poi le cose non va bene la società poi è schiava del rapporto dei giocatori, ma poi non ci sono questi legami così imprescindibili. Però Fabio è stato bravo a far digerire questa scelta e credo che questo sia il valore aggiunto che si è trovato il Castenaso fra le mani, gli esplosa una bomba positiva. Sei d'accordo? Sì, sì, sì. Il fatto che lui conosca questi giocatori da tanto tempo, i giocatori conoscono lui, come è fatto, i suoi metodi di allenamento, il suo carattere. Anche perché sono i primi che tirano il gruppo. Esatto, quindi sanno che per lavorare con Fabio bisogna essere, bisogna accettarlo per quello che è. Questo loro sapere miscelato agli innesti nuovi che ci sono stati quest'anno ha creato uno spogliatoio che hanno pedalato tutti nella stessa direzione ottenendo degli ottimi risultati che sinceramente a inizio stagione vedendo la corazzata dell'altro Castenaso, il Porretta, l'ottima squadra che aveva messo sull'Osteria Grande, la discreta nonché buona squadra dello Zano e poi Val Santerno che all'inizio stagione sembrava che con i botti sicuramente ha fatto un piccolo capolavoro. Allora devo dire anche che c'è un valore aggiunto a Castenaso che uno è sicuramente Michele Giovanni e l'altro è quel deficiente brutta persona, puffo malefico di Beppe Somma che in panchina fa tanto di quel casino che la metà basta. Ciao Beppe. È un girone dove sì, le prime due della classe credo che ormai debbano solo decidere chi vuole diventare regina, cioè non si può dire altrimenti. Sì, è una gara 2, sarà una guerra di nervi finale e lì vedremo chi avrà il passo per mantenere la costanza fino alla fine. Difficile azzardare, sai, è un gruppo coeso che sta facendo molto bene, quello di Malaguti, oltre ogni aspettativa. Non è un gruppo italiano, è coeso. No, è coeso. E dall'altra parte è una squadra molto forte con grandissime individualità. Quindi non so Michele, tu come la vedi che siamo? Beh, il Porretta l'avevi visto l'anno scorso. Porretta lì davanti sicuramente ha due elementi che nel momento in cui decidono di far cambiare l'inerzia alla partita la cambiano. Sai,
Io su Fabio l'unica cosa, con tutto che ci siamo scontrati, scornati, insultati, di tutto, però devo dire che molto probabilmente gli auguro sinceramente di vincere il campionato, sono onesto, perché l'anno scorso veramente ha perso la finale da capogiro all'ultimo secondo, sì. Però da questo punto di vista non vorrei che la parte atletica, dove lui è poi anche specializzato, possa venire fuori, e perché a Porretta sì, è vero che hanno fatto il sintetico, però gli elementi che hanno non so se hanno, bisogna vedere quando arrivano il momento che conta, quindi marzo-aprile, fra un mesetto. Già Filippo, le ultime 7-8 partite faranno la differenza, allora i campi asciutti molto probabilmente potrebbero favorire la tecnica, la superiorità della tecnica di questa squadra del Porretta. Dall'altra parte penso che c'è una preparazione alle spalle da parte del Castenazzo che possa dare quel qualcosa in più. Sarà una hanno fatto già lo scontro diretto? L'hanno fatto, no, beh, più avanti. Il ritorno ci sarà, sì, ritorno, sì. Molto probabilmente a Porretta verrà fatto, sì. Credo. E molto probabilmente quella potrebbe diventare la partita decisiva. Certo. Sicuramente i fratelli Galati in questa categoria fanno la differenza, soprattutto Nicola fa nettamente la differenza. No, l'ha già fatto perché hanno fatto 2-2, vinceva 2-0, che poi hanno recuperato 2-2, è già stata fatta la seconda giornata, è vero? È vero, vero, sì, sì, è stato fatto il ritorno. No, beh, ecco, il giocatore che il Porretta, lo diciamo questo, forse il Porretta ha una rosa un pochino più stretta di giocatori, cioè senza nulla togliere chi va in panchina, chi entra in campo, però i giocatori su cui far leva sono probabilmente meno rispetto a quelli che può offrire una rosa molto più allargata come quella del Castenaso. Sono giocatori, faccio degli esempi, Evangelisti è un lusso in questa categoria, Masinara è un giocatore che vorrei tutta la vita nella mia squadra, tu hai detto i Galati, ma hai detto Gaggioli, abbiamo anche preso il giocatore da Gaggioli cioè dall'altra parte Cati ha portato dietro con sé 3-4 giocatori del Faro con cui ha ottenuto la vittoria dalla prima alla promozione, dalla promozione all'eccellenza, e con giocatori importanti. Ora, ripeto, molto dipenderà dalla condizione fisica di questi giocatori. Da una parte, come ripeto, c'è la qualità della rosa del Porretta, che in attacco e a centrocampo è elevata per la categoria, anche perché in difesa credo che sia rimasto Mattarozzi, sì. Quindi gente che giocava in promozione. Dall'altra, come abbiamo detto prima, io credo che la condizione fisica del Castenaso, oltre alla rosa ampia, potrebbe diventare un vantaggio. Certo, chi sbaglia per prima secondo me potrebbe pensare. Si fa male da solo. Il Trebolo non si ferma, eh? Il Trebolo non si ferma, complimenti a Ronzani, il Fontanini ci lamenta il risultato, però insomma intanto i punti se li sono fatti. Ecco, poi qua c'è anche il problema che chi va a fare i playoff, la seconda, distacco, esatto. La seconda dalla quinta non verrà fatto i playoff. Quindi il terzo e la quarta posizione diventano fondamentali, perché potrebbe rientrare tranquillamente il Castenaso o l'altro Castenaso per vedere di lottare per un posto nei playoff. E là diventerebbero la mina vagante, per il semplice fatto che la rosa loro dello Zanarini qui non è una rosa da poco, è stata costruita in maniera di fare un campionato importante, è fatto anche con la testa, quindi ora bisogna vedere. I 50 euro te li do dopo, però sì. Fuori trasmissione, sì. No, non dirlo così. No, vabbè, no, perché c'è lui sono, che ci deve dall'altra parte, lo Zano che sta prendendo, no, tira sulle mani, sono... No, vado via. Vai. Senti, no, è vero, hai fatto noi ne siamo cosa per, non ci siamo mai nascosti, l'abbiamo detto dall'inizio, quindi la nostra squadra è stata costruita per vincere, poi per vincere non è mai casuale, poi abbiamo anche creato innesti nuovi perché Treggia, Goggiani, lo stesso Paolino Grosso, quindi per l'amor di Dio, se non dovessimo arrivare ai playoff e non dovessimo fare bella figura nei playoff, sicuramente non abbiamo fatto bene, è colpa del direttore sportivo, del presidente, quel presidente che c'è lì da 2-3 anni, e vabbè, pazienza. Nell'altro girone ferrarese anche lì si sbattaglia, perché è un girone dove il Bentivoglio ci prova, ha una gran squadra, è una squadra che sta affrontando nel migliore dei modi la stagione, e giocare contro queste ferraresi, compreso il Mesolo che c'era l'anno scorso, diventa complicato.
L'ho colto impreparato, dici? No, sto vedendo la cura che mette nello stampare le classifiche, perché è veramente maniacale. Bentivoglio bloccato ieri, bloccato sì. Dal Basca, mentre c'è stata una bella sorpresa, che è la vittoria del Galeazza Mesola, campo l'Angelo Duo, il Duo Stadium, è molto difficile vincere a Mesola, te lo posso garantire. Ho lasciato anche un paio di occhiali neri che mi dovevano dare, ma poi hanno esonerato Pregnolato e non l'ho più recuperato. L'anno scorso, non quest'anno ovviamente. È vero, è un aneddoto mio, un paio di occhiali che ho lasciato sopra la finestra degli spogliatoi, Pregnolato ha detto te li porto in negozio e poi si è dimenticato, sono rimasti a che stadio? Come si chiama? All'Angelo Duo Stadium. Un paio di Ray-Ban neri, ma pazienza, un centello regalato al mese, ma vabbè. Non lo sapevi questo, ne hanno parlato le cronache, i giornali, eccetera. La Gabanelli aveva fatto una serata anche di report. Chi l'ha visto? anche chi l'ha visto. Senti Michele, tu un campionato di prima l'hai vinto, non solo uno, vincere un campionato di prima categoria, tu prima hai fatto un paragone giusto fra Poretta e Castenaso. È difficile programmare una stagione vincente, perché ci sono veramente, in prima categoria, sono talmente tante le variabili che è complesso. Sì, sono veramente tante, poi un campionato dove devi essere bravo a miscelare il carattere, la cattiveria agonistica con il gioco. Le due cose, non è sempre facile trovare il gruppo che riesca a interpretare bene entrambi le fasi. Questo sicuramente è l'atto più difficile per vincere un campionato di prima. E poi la cosa importante, come lo dicevamo prima tra di noi, è creare un gruppo forte, solido, che sappia andare, tra virgolette, dico io, in guerra tutte le domeniche per cercare di ottenere il massimo risultato, anche certe volte a discapito di qualche brutta partita, ma portando a casa i punti. Però sicuramente hai bisogno di un'ossatura centrale della squadra importante che ti possa far fare quel salto di qualità nei momenti importanti. Bene, noi ringraziamo Michele Malese che è stato con noi questa sera, non chiudiamo qui perché abbiamo una sorpresa, ringraziamo anche perché sicuramente era una serata impegnativa per lui per tanti aspetti, quindi lo ringraziamo della sua correttezza nel voler essere, ma è un amico, quindi non avevamo dubbi, vero Gian, che sarebbe venuto, perché poi gliel'abbiamo detto un mese fa, ce l'avevo promesso, è stato ci è costato una cifra, ma l'abbiamo strappata. Non andate via, vi faccio vedere due pseudo giocatori, uno non gioca, l'altro gioca, ma parliamo un attimo con lui, così chiudiamo questo capo nord, proprio a nord, no. Grazie Michele. Grazie a te. Qui frequentano della brutta gente come Diego Bolognesi. Come Diego Bolognesi che non... è dietro le quinte, non si fa vedere, guarda, si è nascosto, si è snacciato la scarpa per non farsi vedere. Adesso entra in take da dietro. Vabbè, bisogna stare attenti, perché è un imbecille vero, quello è pericoloso. Cioè. Quello è un matto vero. Beh, qui vengono di giocatori a Capo Nord a trovarti. Già solo oggi ho beccato Margio, è venuto a trovarmi. E ce ne slao? Esattamente. E Paso, beccato. Filippo Pasotti, che dovrei conoscere io. Che tu dovresti conoscere. Quello con i capelli verdi, no? Beh, verdi e rossi. E poi adesso è arrivato Diegone. Però ma anche solo Dado Merighi, poi sei a posto. Beh. Dopo tirare giù la serata. Dopo chiude. Adesso sto aspettando solo che arrivi lui per chiudere. Senti, ma mi dicono che qua venga spesso anche un certo Gianfilippo Rossi, vero? Totti idee, oh, sempre aperitivo, non lui pranzo, adesso, lui è casa sua, è la sua seconda. Senti, tu col calcio?
Io col riusciamo a convincerti? Per anche l'Atletico Borgo? Per il momento no. Per il momento no, ma perché non ne ho proprio voglia. E se dovesse essere che la voglia tornasse, te la fai passare? No, no, penso tornerà a Ponte Vecchio. Sì, ma quando hai giocato con Diego Bolognese? Non abbiamo mai giocato. Oh! Ci siamo sempre però effettente, non viene qua, non si fa vedere. Diego, dai, vieni qua un attimo, un secondo. Ma ormai lo stanno vedendo tutti che ci sei. È peggio. Tanto ti faccio domande. Cioè, mi tocca mettere la figurina. Siamo giovani, non so adesso. Non ce ne frega niente nessuno di noi. Vabbè, noi allora mettiamo la figurina di Diego Bolognese, così imparate, che sta giocando nell'Atletico Borgo insieme al mio amico Antonio Cardacino, Fede Forti, Mattia Magistro, non so se lo conosci. Sì. E tu hai avuto Ranzola, anche Forti. Fede Forti sì, Maggio no, ci ho giocato insieme a torneo estivo qui al Saveno, che abbiamo vinto tra l'altro, grande Maggio. E con Fede invece giocavamo a Ranzola, Fede Forti, gran giocatore. Il lancio di Forti era, il lancio all'inglese di Forti era conosciuto. Bel giocatore. Gran bel giocatore. C'erano lui e Sorrentino a centrocampo, non so se lo ricordi. L'avvocato Sorrentino. Sì, sì, grande. Che saluto se lui mai guardasse. Col suo gemello Onofri, perché una volta erano quasi simili. Lì a Danzola faceva sempre balotta con Zecchi. Zecchi, Nicola Zecchi. Nicola Zecchi. In Australia. Sì, ma adesso è tornato, credo. Ah sì, in Australia. È vero, faceva tipo preparatore. Con Luca Scordo, eccetera. Sì. Tutta quella gente che è dovuta emigrare, i nostri emigrati all'estero, insomma. Ci vediamo per poco, ragazzi, speriamo. Grazie, ringraziamo Dani e chiunque volesse venire al capo, ragazzi. Ci fa un piacere. A noi ci fa un gran piacere, da colazioni ai pranzi agli aperitivi, noi siamo qua. Leggermente la palla, no, ma non c'entra nulla. Se lo prende bene, brutto, perde la gara. Cioè, se lo prende bene, non puoi fare un'entrata del genere. Mamma mia, assolutamente. Di foga, magari quello che può. Guarda. No, infatti, ha rischiato la caviglia. Sì, ha rischiato. Sì. Mamma, e protesta anche. E protesta. Faccio cadere i corpi a terra, non scrivo strofe, cronache di guerra. Potrebbe andare peggio, da domani piove merda. E sta tranquillo qua chi non si è mai schierato, pugno chiuso e braccio alzato contro il vostro braccio armato. Vengo a riprendermi quello che mi hanno tolto, il mio futuro è morto, sto mese sto un po' accorto come il mese scorso. Ma tutto quel che so è che non sono un black bloc, sono incazzato e dammi torto. I tuoi eroi fanno cilecca sul più bello, fighetti strapagati come Matri e Borriello. Esproprio proletario, ti entro in casa col click, fanculi radical chic, restiamo hardcore come Camille Glick.